E sulle note del Pearl Jam, buona giornata a tutti e ben trovati in ascolto. La trasmissione è sempre magia, stregoneria, paganesimo e chi vi parla è Claudio Simeoni. Come ogni giovedì alle ore 15 andiamo in onda per parlare di magia, stregoneria e paganesimo nei termini in cui stiamo continuando ormai da un anno e 3 mesi fa. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole approfondire i temi, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di incominciare la trasmissione, prima di parlare, oggi continueremo il nostro excursus sui paganesimi, su quei 6 piccoli paganesimi che abbiamo preso in considerazione. Faccio un annuncio che cominceremo a ripetere ogni trasmissione, che il giorno 7 febbraio 1998, 7 febbraio alle ore 18:30, terremo una conferenza pubblica, una conferenza espositiva dei principi della magia, stregoneria e paganesimo a Treviso, al Palazzo Onigo, in Corso del Popolo 29 a Treviso, e il titolo della conferenza è Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. La conferenza ricalcherà grosso modo quanto abbiamo detto e quanto abbiamo esposto durante la conferenza di Vicenza e anche quella di Marghera, ed è un tipo di esposizione che ci consente nel giro di un 40-50 minuti, poco meno di un'ora comunque, di presentare una panoramica di quelli che sono i principi filosofici, etici, morali, teologici del paganesimo. Vorrei ricordare che noi siamo proiettati in questo sforzo di ricostruire la filosofia pagana, di ricostruire tutto il sistema di pensiero pagano, al di là delle immagini, al di là dei singoli paganesimi, dei singoli riti, dei singoli percorsi di stregoneria, perché è importante per noi questo? Perché il cristianesimo non si è limitato ad abbattere i templi, a abbattere le statue, a distruggerle. Il cristianesimo ha fatto molto di più, attraverso gli amanuensi, ha fatto una censura a tutta quella che è la filosofia pagana, a tutto quello che è il pensiero pagano antico, censurandolo e storpiandolo, stuprandolo in funzione di un'attesa del monoteismo. E questo è gravissimo. Voi pensate soltanto il libro Cicerone, dove mancano delle pagine fondamentali e non si riesce a capire qual era il senso, qual era il concetto. E così quasi tutto quello che è il paganesimo, quasi tutta quella che è la filosofia pagana è andata distrutta. Chiaramente la filosofia pagana non può essere distrutta perché il paganesimo è relazione col mondo che ci circonda. Per cui tutti i principi pagani, tutto quello che è fondamentale per la filosofia pagana ci sta attorno. A noi ci basta andarlo a ripescare e riesporre e ricominciare il processo di rielaborazione. Questo possono farlo solo gli stregoni e io mi sono assunto questo compito da parte mia come apprendista stregone, fa parte del mio percorso. Io non sono un filosofo, però ne faccio di necessità virtù. E appunto in questa conferenza noi esporremo quelli che sono i principi fondamentali. La conferenza si svolgerà per circa un poco meno di un'ora, insomma, di esposizione. Visti da due punti di vista, sia il mio che quello di Francesco, e dopodiché si darà via al dibattito con il pubblico. Il dibattito con il pubblico avverrà più o meno come avvengono qui in radio, e niente, sarà domande e risposte, affermazioni e risposte, controrisposte. Chiaramente la conferenza è a ingresso libero, cioè chiunque può venire. L'unica cosa è che se viene un cristiano portando il cristianesimo sa chi si trova davanti, questo è assodato. Noi non facciamo limiti di linguaggio, cioè per noi ogni linguaggio ha la sua utilità, ha la sua importanza, però nel non fare limiti di linguaggio
ci riserviamo di comportarci come meglio crediamo e come meglio pensiamo siano le cose, cioè noi non ci arrendiamo davanti a niente, noi affrontiamo qualunque cosa in ogni caso. E invitiamo tutti a partecipare, ad assistere a questa conferenza, poi sarà anche un momento di incontro praticamente fra quelli che ascoltano la trasmissione, fra alcuni pagani, alcuni apprendisti stregoni, insomma, invitiamo un po' tutti ad assistere. Detto questo, che ripeteremo comunque ogni trasmissione, oggi continueremo con i paganesimi e in particolare l'ultimo della serie dei paganesimi, che è il paganesimo dei baschi. Noi li chiameremo baschi perché ci è più comodo farlo dal punto di vista della comunicazione, anche se loro non si chiamavano baschi ma Euskaldunak e chiamavano la loro terra Euskalkerri. Per rispetto sarebbe bene chiamarli come loro vogliono essere chiamati, ma la necessità della comunicazione impone immediatezza e questa è favorita dall'uso del termine basco. I baschi occupano quella terra in conseguenza del dilagare nella penisola iberica dei Visigoti. Ricordo come i Visigoti erano cristiani, in quel momento erano cristiani ariani, si convertiranno al cattolicesimo nel VII secolo assieme ai baschi e poco prima dell'arrivo dei musulmani. I baschi si trasformano in cristiani pressati dai cattolici francesi al nord e dai visigoti al sud. Ricordiamo che la lingua basca è l'unica lingua dell'Europa occidentale che non appartiene al ceppo delle lingue indoeuropee. Il paganesimo basco è un paganesimo eminentemente femminile, è un paganesimo che individua la magia nella vita e nella riproduzione e continuità della vita stessa. Come in ogni paganesimo, la presenza di più coscienze genera contraddizione, atte a produrre altre coscienze. Senza la presenza di coscienze non è possibile il generarsi di altre coscienze. Questo va in assoluto per tutti gli esseri della natura e per la coscienza di sé dell'essere natura. Questo è il primo anelito del paganesimo, il primo soffio che trasforma gli esseri umani nella magia della vita, portandoli a superare le forme della descrizione per compenetrare la numenia dell'esistente. La terra come madre è l'elemento fondamentale nella religione basca, con una variante che la rende assolutamente originale. L'essere terra è l'Ur, che attraverso la sua esistenza consente l'esistenza dell'essere natura e lo sviluppo di tutte le coscienze di sé che la compongono. L'Ur veniva onorata depositando dei pezzi d'oro nelle caverne, cioè ritornando alla terra quanto alla terra appartiene. La particolarità era che la terra Lur era la dimora di Mari, detta la signora. Mari era considerata una divinità infernale. In realtà Mari è l'energia vitale che dalla terra si sprigiona verso la superficie. L'energia vitale prodotta dalla coscienza di sé della terra. L'energia vitale che assicurava ricchi raccolti. L'energia vitale che serve all'essere natura e alle coscienze di sé che la compongono per alimentare il divenire nei mutamenti. Questo potere di essere dell'essere terra era un potente conosciuto dai baschi, era un potere conosciuto dai baschi, la cui memoria si spegneva mano a mano che il cristianesimo uccideva dentro di loro la capacità di relazionarsi col mondo circostante e con la terra in particolare. Il paganesimo basco sarà sottoposto a violenza incredibile. Da un lato le lotte fra i cattolici di Francia e i cristiani ariani in Spagna, e poi le lotte fra i musulmani che invadono la Spagna e i cattolici della Francia. Il popolo basco sarà l'unico popolo che fermerà i musulmani nell'Europa occidentale, ma sarà sottoposto a tensioni religiose tali da distruggerne la percezione col mondo circostante. Mari, dal centro della terra, usciva alla superficie come le fonti del paganesimo romano. Ma mentre i romani leggevano nelle fonti il divino, i baschi superavano la relazione acqua ed energia vitale e concentrarono la loro attenzione direttamente sull'energia vitale. Questa si apriva i varchi dal centro della terra per giungere fino alla superficie. Il suo consorte era Majù, detto anche Sugara, il principio maschile della vita. L'incontro fra il principio femminile della vita e il principio maschile provocava la grandine delle coscienze che si proiettavano nell'infinito dei mutamenti. Queste coscienze si muovevano lentamente, come dei serpenti che strisciavano nei mutamenti, crescendo e arricchendosi ad ogni movimento, all'acquisizione di ogni grado di consapevolezza. Figlie della terra per i baschi erano le coscienze di sé, dell'essere sole e dell'essere luna. L'una e l'altra venivano celebrate in particolare l'essere sole col nome di Eki veniva onorato con riti libatori.
L'essere luna era legata al concetto del mondo dei morti, al divenire dell'oscuro. Spesso le pietre tombali erano ornate coi simboli lunari. L'essere luna era l'essere della nascita, della trasformazione. L'essere umano non moriva. Ricordiamo che nel paganesimo non c'è la morte, c'è la nascita. Ma si trasformava e continuava a vivere negli stessi luoghi in cui era vissuto, quando era vivo. Morire nel periodo di luna crescente era considerato propizio per la trasformazione dell'essere umano e favoriva la luna, la vita del corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Il paganesimo basco riconosce l'esistenza di esseri di sola energia vitale nella natura, esseri che vivono per se stessi e in base ai propri bisogni e alle proprie necessità, tanto che alcuni, vivendo, favoriscono anche lo sviluppo dell'essere umano, mentre altri, per favorire il proprio sviluppo, impediscono lo sviluppo del divenire umano. La raffigurazione di questi tipi di spiriti è diversa a seconda di come si pongono in relazione all'essere umano. Quelli malvagi erano raffigurati in modo mostruoso, come torto, immaginato con un occhio solo, incapace di vedere. Incapace di vedere come potrebbe convivere con gli esseri umani per reciproco interesse, o come Erensugwe, raffigurato come un serpente a sette teste, incapace di scegliere la direzione nella quale divenire. Oppure Galzgorri e Ezzajanak, maledizione, erano considerati spiriti favorevoli al divenire umano. I baschi davano grande importanza all'atteggiamento col quale l'essere umano affrontava la vita. Quell'atteggiamento costruiva il corpo luminoso col quale affrontavano la morte del corpo fisico. Appropriarsi di quanto un altro essere umano aveva costruito distruggeva il divenire. Ingannare chi camminava insieme per costruire il futuro distruggeva il divenire. Non essere uguali a se stesso, mancare la parola data a chi camminava insieme, distruggeva il divenire. Nascondere le proprie incertezze nell'affrontare la vita, attribuendosi coraggio e determinazione non posseduti né esercitati, distruggeva il proprio divenire. Coprire la propria incapacità con orgoglio di nulla distruggeva il proprio divenire. In ultima analisi, i baschi avevano individuato come l'atteggiamento soggettivo davanti al circostante determinava il costruire, permetteva di costruire il proprio corpo luminoso o distruggerlo. Questi qua, allora, vediamo un attimino. I baschi davano grande importanza all'atteggiamento col quale l'essere umano affrontava la vita. Quell'atteggiamento costruiva il corpo luminoso col quale affrontavano la morte del corpo fisico. Appropriarsi di quanto un altro essere umano aveva costruito distruggeva il divenire. Ingannare chi camminava insieme per costruire il futuro distruggeva il divenire. Non essere uguali a se stessi, mancare la parola data a chi camminava insieme, distruggeva il divenire. Nascondere le proprie incertezze nell'affrontare la vita, attribuendosi coraggio e determinazione non posseduti né esercitati, pratica nascondere la paura, distruggeva il proprio divenire. Coprire la propria incapacità con orgoglio di nulla, cioè vantarsi praticamente, distruggeva il proprio divenire. In ultima analisi, i baschi avevano individuato come l'atteggiamento soggettivo davanti al circostante permetteva di costruire il proprio corpo luminoso o distruggerlo. Cosa vuol dire, Gianpaolo, in poche parole? Vuol dire questo, che ti puoi imbrogliare il nemico, tu puoi combattere il nemico, cioè tu col nemico lo puoi anche colpire alle spalle, non è nessun problema. Però con quello con cui cammini assieme non puoi imbrogliarlo, perché se tu imbrogli quello con cui cammini assieme, non camminate più assieme, diventa nemico. Capito? Questo è in senso. Praticamente imbrogli te stesso. Esatto. Dal momento che l'intero paganesimo basco altro non era che l'insieme di forze e di poteri che costruivano il divenire, la magia aveva un posto predominante come fare attraverso il quale costruire il divenire stesso. Come in tutti i paganesimi, troviamo gli esseri umani che praticano la magia e che fungono da relazione fra il quotidiano e il magico circostante. Nel paganesimo basco sono gli Azti che, oltre a partecipare alle feste pagane, tenevano i loro raduni di venerdì nei boschi al chiarore lunare. In ultima analisi, il paganesimo basco rappresenta uno dei punti più alti raggiunti dai paganesimi nella percezione della magia del circostante. Questo dette la forza ai baschi di fermare prima i cristiani ariani e poi i musulmani. La distruzione di questo paganesimo rappresenta l'ultima resistenza pagana nell'Europa meridionale. All'arrivo del cristianesimo e dell'Islam,
Dopo i Baschi, il paganesimo sopravviverà soltanto nei paesi nordici. Nei paesi dell'Europa meridionale, il paganesimo si trasformerà in stregoneria, l'ultima forma di resistenza dalla quale partire per ricostruire il paganesimo moderno. Questa è l'esposizione, succinta di quello che è il paganesimo basco. Noi adesso abbiamo esposto in una serie di trasmissioni sei paganesimi, sei piccoli paganesimi, per dire cosa in pratica. A questo punto abbiamo due strade davanti a noi. Uno, la definizione dei principi del paganesimo che faremo la prossima volta. Per esempio, da questo paganesimo, dal paganesimo basco, scusate un attimo, ho delle difficoltà, un attimo solo. Dal paganesimo basco abbiamo visto come l'essere terra è e avvolge il sentire. L'essere terra è forma e magia. L'energia vitale è potere di essere che penetra negli esseri, sia dalla materia, come cibo che mangia, sia come coscienza. La contraddizione è vita, la vita è tempesta. La contraddizione genera vita, la vita genera tempesta. Il principio femminile della vita è l'essenza dell'essere natura. L'essere natura sviluppa il suo potere di essere attraverso il principio femminile. Cioè abbiamo compreso, cioè abbiamo messo in linea tutta una serie di cose che ci permettono di stabilire i principi ultimi, i principi primi, dei quali andare a costruire il paganesimo. Come vi ho detto, noi non esiste una religione pagana davanti alla quale mettere in ginocchio gli esseri umani, esiste un sentire del mondo. La filosofia pagana non fa altro che individuare quelli che sono gli elementi da rimuovere, da spostare per aumentare il nostro sentire del mondo. In pratica, la filosofia pagana non fa altro che costruire quel sentiero di libertà, che può essere libertà personale, libertà soggettiva, libertà nella percezione, libertà nella vita, libertà in qualsiasi cosa, che serve per espandere l'individuo nel mondo. Per questo, vi ho detto l'altra volta. Non ci può essere paganesimo dove la gente muore di fame, perché ha bisogno di mangiare, non ha bisogno di sentire. Cioè, la sopravvivenza è fondamentale per una persona. Una persona non si può dargli la religione a chi muore di fame. È necessario costruire il benessere. Perché questo? Perché il paganesimo è espressione del benessere degli individui che stanno bene. Non è espressione del sacrificio, della tristezza, dell'umiliazione, del saccheggio del sesso, delle fobie sessuali. Non è questo. Il paganesimo è bellezza, il paganesimo è benessere. Allora è necessario costruire il benessere, perché questo ci permette di costruire il paganesimo. Nello stesso tempo non possiamo non costruire il paganesimo senza aumentare il benessere della società in cui viviamo. Questo è importante. Dopodiché abbiamo l'altra via da imboccare ed è il crogiolo dello stregone. A proposito, mi è stato detto oggi che l'Istituto metterà studi politeisti. Nel prossimo bollettino farà un numero speciale sul crogiolo dello stregone. Bene, il crogiolo dello stregone, che sono quei principi di vita che noi abbiamo elencati, adesso li inseriamo nei quattro canti del mondo. Abbiamo detto che il pagano vede il mondo davanti uguale a se stesso. Perché? Perché un pagano, un apprendista stregone, è un dio, ogni persona è un dio e il mondo in cui viviamo è formato da coscienze divine, da dei, per cui noi siamo dei fra dei. Quando io mi relaziono con una persona, adesso qua ho Giampaolo davanti, Giampaolo è un dio. Cosa succede? Che Giampaolo ha due espressioni, ha la sua sensibilità, il suo sentire il mondo e ha il suo modo di ragionare. Io ho il mio modo di ragionare e ho la mia sensibilità di sentire il mondo. Quando io e Giampaolo discutiamo, quando io e Giampaolo ci relazioniamo, quando io e Giampaolo ci scambiamo le informazioni, non facciamo altro che mettere insieme i nostri crogioli, cioè il divenuto di Giampaolo e il mio divenuto. In quel momento Giampaolo ha due canti del mondo e io ho due canti del mondo. Quando noi discutiamo, i nostri crogioli si toccano, noi siamo in mezzo ai quattro canti del mondo. Così, quando io ho un albero, l'albero ha la sua coscienza, la sua materialità. Quando io mi relaziono con l'albero perché lo guardo, perché lo contemplo, perché lo metto a fuoco, il mio crogiolo va con quello dell'albero e si mescolano. Che poi io lo sappia o non lo sappia, questo non ha importanza. Per cui io ricevo delle cose e con l'albero sono in mezzo ai quattro canti del mondo. Quindi volevo dire questo, in un certo senso io interpreto così quello che è il pensiero pagano, è quello di riuscire a riconoscere le proprie capacità. Questo è il primo passo, cioè riconoscere se stessi come dei.
se stessi come dei. Di possedere delle capacità. L'importante è riuscire a capire questo. Noi abbiamo una carica vitale, no? Questa carica vitale si sviluppa all'infinito. Cioè noi potremmo in teoria pensare di essere eterni con l'universo. In teoria, perché dopo le sfide della vita ci possono bloccare. Però in teoria, in potenza, noi possiamo essere uno con l'universo. Per cui abbiamo queste trasformazioni. Ma non siamo creati da un Dio. Noi siamo nati e la forza della nascita è interna alla natura. Esistiamo col cosmo. Come noi tentiamo di diventare eterni, così anche l'albero tenta di diventare eterno. Anche il filo d'erba tenta, anche il verme, anche il virus, anche il batterio. Anzi, dopo vi racconterò qualcosina dei batteri per diventare eterni. Anzi, ve lo dico subito. Vari piani di esistenza, ora viviamo questo piano di esistenza, ma non è che dopo spariamo. No, ma ci trasformiamo. Noi, ma forse... Trasformazione. Io sono anche in dubbio a mettere di parlare di piani diversi di esistenza. Certo. Io parlo essenzialmente di modi di percepire la realtà in maniera diversa. Diciamo esatto. Così. Ma la sensazione è continua, no? Non ha barriere. Esatto. E quindi continuiamo. È questione che le nostre capacità sono limitate a livello sensitivo, però quello che è la realtà è che continuiamo. Noi continuiamo, in teoria, se le contraddizioni non ci bloccano, noi continuiamo all'infinito fino a diventare uno con l'universo, a creare l'essere, a costruire l'essere assolutamente necessario. Andiamo avanti ancora. Passiamo ora al sentiero d'oro. Ricordiamo il prologo. Adesso vi parlerò di alcune divinità del mio sentiero d'oro, cioè del mio cammino, del mio crogiolo, della mia stregoneria specifica. E la mia stregoneria specifica, il mio camminare pagano è il sentiero d'oro. Ogni persona, ogni pagano ha il suo sentiero d'oro, io vi do il mio nella specificità con cui io l'ho costruito. Allora, facciamo il prologo del sentiero d'oro. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrono. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare e con le mie scelte. Ricordiamo sempre che nel paganesimo lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero nel suo insieme è l'anticristo. È importantissimo quello che hai detto adesso, lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto. Sì, l'abbiamo ribadito comunque. Ma questo proprio è basilare questo. Sì, però bisogna che finisca questo qua, dopo lo discutiamo al limite com'è. Le quattro immagini di oggi sono queste. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Summano. L'essere impone la sua volontà a Summano. Summano insegna all'essere umano come la coscienza non cessa lo sparire della luce, perché la coscienza brilla di luce propria e la consapevolezza sorretta dalla volontà fonda il proprio divenire. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Tellus. L'essere impone la sua volontà a Tellus. Tellus insegna all'essere come la sua coscienza si sviluppi in sé e per sé, favorendo lo sviluppo delle coscienze in sé e per sé su di sé. Questo le consente di sviluppare più agevolmente la propria coscienza di sé per sé, assieme a tutte le coscienze di sé e per sé. Dopo ve la spiego. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa più l'uno. Per uno come Furina insegna all'essere la volontà del divenire, la volontà dell'essere effetto per diventare essere della propria specie, la volontà dell'essere della specie per diventare un essere luminoso. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa pistore. Pistore insegna all'essere come per accumulare qualcosa sia necessario cedere qualche cosa. Così l'essere per accumulare energia vitale deve cedere energia vitale, per accumulare potere personale deve cedere potere personale, per accumulare conoscenza deve cedere conoscenza, per accumulare potere del fare attraverso le mani deve cedere il lavoro del fare delle proprie mani. Commento da Devotio. Quadro 64. Evocare su mano per un pagano significa evocare la coscienza di sé dell'essere atmosfera quando manca il potere della luce dell'essere sole. Su mano è Giove, il lato scuro dell'atmosfera, ritmi di vita diversi, relazioni diverse, occhi e tensioni diverse, oppure lo stesso potere, la stessa attenzione, le stesse trasformazioni. I cacciatori d'agguato preferiscono i fulmini di su mano a quelli di Giove, preferiscono l'oscurità alla luce abbagliante, preferiscono il silenzio ai tamburi rumorosi con
con cui la vita si fa spazio nelle trasformazioni. La voce di Giove è potente e rumorosa, la voce di Summano è potente come un sussurro. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Summano? Per ricordarci che al variare delle condizioni varia la coscienza e i suoi adattamenti, ma il potere di essere è sempre alimentato dalle relazioni. Quadro 65. Evocare Tellus significa evocare la coscienza di sé e dell'essere terra, una coscienza che vive in sé e per sé, una coscienza che agisce per sé stessa, una coscienza che collabora al divenire dell'universo solo agendo in funzione per sé stessa. Per cui ogni pagano può diventare parte dell'insieme solo se sviluppa se stesso. Evocare Tellus significa comprendere che solo alimentando il potere di essere che cresce dentro ogni essere si può favorire alimentandolo. Il potere di essere di ogni essere con cui ci si relaziona. Il potere di essere non esprime egoismo, esprime la determinazione dell'esistenza. Cioè, è inutile che io se devo scontrarmi con qualcuno, se devo dibattere, se devo discutere, mi tiro indietro il culo. Cioè, non ha senso questo. Devo metterci tutto me stesso. Cioè, il combattimento va portato agli estremi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Tellus? Perché la nostra opportunità per costruire il nostro potere di essere è determinata dalle necessità soggettive di Tellus. Cioè, se non esiste la Terra non esistiamo neanche noi, tanto per essere chiari. Il nostro esistere alimenta Tellus. Tellus alimenta il nostro esistere. Quadro 66. Evocare Pinunno significa evocare la stessa volontà evocata da Furina, la volontà che costruisce il divenire dell'essere attraverso le sfide nella sua esistenza. Pinunno è la volontà delle trasformazioni degli individui attraverso i vari salti, le varie rinascite, fra virgolette rinascite, perché dal punto di vista pagano, non dal punto di vista altro, che formano la sequenza della sua esistenza. Evocare quella volontà rinnova la volontà di Pinunno, che trasmette questo fare all'interno della specie. Si annienta la volontà di Pinunno quando si impone agli esseri di subire le contraddizioni. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Pinunno? Per rinnovare all'interno della specie umana la volontà attraverso la quale i singoli esseri umani costruiscono il loro divenire. Questo fare è alimentato da Pinunno e Furina. Questo fare alimenta Pinunno e Furina. Quadro 67. Evocare Pistore significa rilevare un fare divino attraverso il quale gli esseri umani costruiscono il loro divenire attraverso le relazioni con gli altri esseri umani. Pistore, Giove Pistore fra le altre cose, si fa essere umano quando questo si fa venere nelle relazioni con gli altri esseri umani. Evocare Pistore significa rinnovare la forza attraverso la quale costruiamo il nostro corpo di energia vitale, con la quale riconosciamo gli elementi attraverso i quali si costruisce il corpo di energia vitale degli altri esseri umani. Pistore è un fare divino, essere Giove Pistore impedendo la sopraffazione del proprio divino. Chiesto Giove Pistore, Roma era cerchiata dai Galli, e ormai non sapevo che cavolo fare perché ormai erano arrivati gli estremi, sono andati dal tempio di Giove, chiedo ma che noi che cosa facciamo, e Giove gli ha detto benissimo, cioè Pistore gli ha detto fate del pane, preparate il pane con tutta la farina che avete e buttatelo ai Galli. I romani sono andati, hanno fatto il pane e lo hanno buttato ai Galli, al che i Galli, ricevuto questo, hanno detto qua forse è meglio che ce ne andiamo, e hanno preso su e se ne sono andato via. Per cui a noi pagani Giove Pistore ci dice questo: se tu devi fare qualcosa devi dare la cosa che fai, non puoi rubare al mondo. Se tu prendi dall'albero devi dargli il concime all'albero, se tu prendi dalla vita devi dare qualcosa alla vita, non puoi non dare niente. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Pistore? Per ricordare che è necessario cedere qualcosa della stessa qualità che intendiamo conservare, prendere o accumulare. Da questo fare Pistore si nutre, questo fare è nutrito da Pistore. Noi non siamo creati un Dio, non abbiamo il diritto di arraffare quello che incontriamo per strada. Noi dobbiamo essere sempre discreti, però nello stesso tempo non dobbiamo mai sottometterci, non dobbiamo mai dare gratis le cose. Dobbiamo aiutare, dobbiamo dare, e nello stesso tempo dobbiamo ricevere la qualità che diamo. Se diamo conoscenza, dobbiamo ricevere conoscenza. Se diamo calci, dobbiamo ricevere calci, tanto per essere chiari. Legge, una legge perfetta di causa-effetto, no? Se non erro. Sì e no, non ammetterei, io ho sempre paura di dare. Dare per avere, comunque una legge matematica. Non è proprio, cioè, puoi dare 10 e ricevere 1, capito? Cioè,
Tu puoi dare un quintale di pane quando tu pane ne hai tanto e ricevere il panino al momento in cui ne hai bisogno. Capisci? No, e questo è importante. Cioè, non è importante la qualità. È un concetto freddo, esatto. Matematico, calcolatore, ma è un concetto umano. Umano e in questo senso pagano. È molto pagano questo. Perché è una cosa insita che fa parte della natura stessa, esatto. Questa dare però. Esatto. Non è neanche dare per avere, cioè tu dai e nello stesso tempo devi ricevere della stessa quantità. Dare per avere nel senso che è una legge insita nella natura, questa mi sembra, no? Se tu non concimi o non semini, non puoi avere. Sì, è vero anche questo, anzi. Vediamo un attimino, qui un po' di rassegna stampa, tutto il sacro che c'è nei numeri, Repubblica del 0301-1998, ed è importante sapere questo, dice c'è una citazione, Pitagora, il numero è legge dell'universo, non è assolutamente vero, i numeri appartengono al mondo della ragione, descrivono, numerano, elencano quello che noi riusciamo a pensare, per cui fa parte della ragione umana, non fa parte della magia del mondo. Platone, Dio geometrizza, io lo lascio a Platone, infatti io non è che con Platone vado molto d'accordo. Maxwell diceva, il numero può essere definito come la legge del mondo, della quantità, e le quattro operazioni aritmetiche possono essere riguardate come il bagaglio completo del matematico. Sì, vabbè, ma se l'uomo invece di avere 10 dita ne avesse avuto 2, cosa faceva? Siamo perdere, questi qua sono per me delle grandissime imbecillità. No, allora escludiamo gli animali in questo senso? Ma sì, ma è folle, no, fa parte della ragione. Ma... Oh, un discorso che adesso devo fare quieto, calmo. Voi sapete che ogni persona ha le sue prerogative, no? Quando un cristiano mi sente dire che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, gli vengono i capelli dritti, cioè, ah, oh, il mio Dio, tu insulti il mio Dio, insulti Gesù di Nazareth. Beh, anch'io ho delle debolezze veramente, no? E sono quelle debolezze che vanno a stranciare qualunque cosa. Bene, qual è la mia debolezza? La mia debolezza è questa. Trattare gli esseri, i popoli, le popolazioni primitive, le popolazioni cosiddette primitive, fra virgolette, tipo in questo caso sotto mano i boscimani, come delle persone ignoranti, cioè come se il sapere e l'intelligenza fosse data al mondo nostro, al mondo d'oggi. Bene, non solo questo non è vero, ma è anche un atto di distruzione al divenire umano. Cioè il fatto che noi viviamo qui oggi, non è che siamo meno ingenui o meno sapienti, meno ingenui o più sapienti di quello che sono i boscimani, anzi al contrario, noi abbiamo perso la relazione fra noi e il mondo circostante, abbiamo perso la relazione con la vita, per cui noi siamo stupidi, mentre invece chi vive in Amazzonia conosce benissimo la relazione fra loro e il mondo circostante. E qui ho sotto mano un personaggio, un antropologo, che è stato coi boscimani. Allora, questo dice questo, vivevo con i boscimani da un anno. Quando chiesi all'uomo più vecchio del gruppo di avere anch'io un qualche ruolo nella comunità, volevo cacciare come facevano gli uomini, ma il vecchio rispose di no. E gli disse, tu puzzi e fai un sacco di chiasso con le scarpe. In pratica non sapeva muoversi. Gli animali scappano. Allora l'antropologo propose di partecipare alla raccolta di vegetali spontanei con le donne. Altro rifiuto del vecchio. Per cosa gli ha detto il vecchio? Qui, gli ha detto, è pieno di piante velenose. Le conosci tutte. Quando noi ci guardiamo le robette fatte dai missionari, si dicono, ah che bello il frutto odoroso, bello. Ma un individuo primitivo, un cosiddetto selvaggio, come gli piace molto... Per conoscere il frutto buono deve conoscere anche gli altri 10.000 frutti cattivi, cioè quelli che lo ucciderebbero, e deve sapere anche come lo ucciderebbero, per cui la conoscenza non è solo del frutto che si mangia, ma è la conoscenza di tutto ciò in cui il frutto che si mangia si inserisce. Allora proposi di dire, avrei almeno potuto avere lo status e i compiti del bambino, nemmeno... Non ero abile nel catturare le lucertole, cioè praticamente sto antropologo non poteva neanche fare il bambino. Non era abile a catturare le lucertole e i bruchi che integravano la dieta. Il vecchio rilanciò, potresti fare la bambina. Le bambine preparano gli ornamenti per le cerimonie e fui ammesso a fare la bambina. Adesso se qualcuno ride io gli stacco la testa. Perché gli stacco la testa? Gli spiego subito. Perché le bambine dei boscimani fanno le perline. Allora,
Come fanno le perline, le bambine dei boscimani? Ogni perlina. Ogni perlina è forata da un pezzetto di è formata da un pezzetto di guscio di uovo di struzzo arrotondato con un sasso e forato con un piccolo trapano in osso ruotato fra le mani. Cioè, se uno di voi riesce a fare una cosa del genere, beh, io i Zebedei non me li gioco, ma ci andiamo molto vicino, cioè, io penso che nessuno di voi sia in grado di prendere un pezzetto di uovo di struzzo, arrotondarlo con un sasso senza sbagliare e forarlo con un osso girandolo fra le mani. Nessuno di voi è in grado di fare questo. Per fare queste collanine di perle si applica l'intento, si applica l'attenzione, si applica il palpare il mondo e si applica la conoscenza della materia. Per fare queste perline, queste ragazzine hanno una conoscenza che voi nemmeno ve la sognate. Per cui tanto di rispetto per questo antropologo che in una piccola vetrina di casa sua, nell'angolo dello studio gremito di oggetti, si chiama Alberto Sansa, conserva le collane di perle bianche che ha infilato nei lunghi mesi passati in mezzo ai boscimani nel deserto africano del Kalahari. Per cui rispetto per quest'uomo e rispetto per quello che è riuscito a fare. Per cui quelli che mi parlano di uomini primitivi che erano stupidi, io mi viene voglia di sputargli un occhio. Non lo faccio perché la legge non lo consente. Tanto per essere chiari. Che dici? La sapevi questa tu? Ti farò conoscere un mio amico che è andato ripetutamente in Africa, proprio in mezzo ai boscimani, anche in mezzo a... anche nell'Africa settentrionale, oltre che nell'Africa centrale, in macchina, è uno che lavora tutto l'anno, però le uniche ferie le passa lì, con parte con delle compagnie così di avventura, vanno all'avventura, diciamo, in un certo senso, però con delle conoscenze alla base, quale ha portato a casa parecchi anche oggetti da quei posti, perché si è fatto amico veramente determinati capi, tribù, eccetera. Te lo farò conoscere perché è interessantissimo. Bene, andiamo un pochino avanti. Dal Gazzettino del 2 gennaio c'è un articolo su Castaneda che conclude più o meno questo. Cioè, sapete cosa ne penso di Castaneda? Per me Castaneda è stato importantissimo, però nello stesso tempo sono in scontro diretto con Castaneda. Però secondo me l'articolista del Gazzettino è un po' idiota in quanto conclude il suo articolo dicendo: ecco il peccato editoriale di Castaneda, dimenticarsi del maestro, essere convinto che uno di noi umano consapevole possa trarre altro beneficio magico da quei passi illustrati, che non sia un po' di buona e moderna ginnastica. Davvero il vero visionario è forse lui, Castaneda. Castaneda è stato uno sconfitto, però non è certo l'articolista del Gazzettino che si può permettere di dire una cosa del genere, anzi secondo me dovrebbe, vabbè, l'ignoranza è... L'ignoranza fa parte dei giornalisti, no? Qui ho sempre su quello stesso articolo del Gazzettino c'è la definizione del sciamanesimo, dove nello sciamanesimo è assente qualsiasi idea di salvezza divina individuale collettiva. Lo sciamano agisce a favore degli uomini, il ruolo dello sciamano è per sua natura benefico, dice. Il nome sciamano è di origine tungusa. I tungusi sono mongoli dell'Asia settentrionale ed è giunto in Occidente tramite la resa russa di Saman del termine tunguso. Non è da escludere che il termine tunguso sia a sua volta di origine sanscrita, tunguso Saman, dal sanscrito Sramana, ascetta buddista Srama, cioè monaco in pratica, forse con mediazione cinese shaman. Questa è la spiegazione più diffusa del termine sciamano oggi, ma alcuni rifiutano questa derivazione. Nemet Laufer vollero vedere nell'identità fonetica originaria per il termine shaman alternativa, cioè. E questo c'è, cioè, tutto quanto una... Claudio, volevo farti una domanda, no? Dimmi, fammi una domanda. Per quanto riguarda la cosiddetta salvazione, non so da dove venga fuori questa mania della salvazione o redenzione o altre cose del genere, quasi fosse un peccato esistere. Purtroppo quando uno viene origine... al mondo esiste già in peccato. Purtroppo è di origine pagana sta roba, eh. È brutta. Fa parte delle...
Ed è stata presa a piene braccia però da certe religioni Sì, ma non è proprio monoteiste. pagana vera e propria. C'è stato un periodo fra il fa conto fra il 200 e il, fra il 200 e il 100 avanti Cristo, in cui sono fiorite le religioni cosiddette misteriche, cioè furono importantissime. Vanno dal culto di Iside al culto di Demetra, i culti eleusini, dove praticamente che diceva ai suoi seguaci: io ti salvo. Capito? Ecco, io volevo portarti, però io Claudio volevo portarti un po' a ritroso, un po' fuori di questo discorso. Volevo proprio annullare un attimo, per un attimo, questo discorso della cultura. Noi altri attingiamo continuamente da una cultura. Supponiamo che io e te in questo momento siamo catapultati in questo essere, no? Senza cultura. Qual essere? Solo quale essere? Questo momento, in questo momento io e te, no? A prescindere che adoperiamo convenzionalmente questi vocaboli per forza per dialogare, sì. Diciamo. Però come diciamo tema principale, in questo momento partiamo e diciamo istintivamente noi altri, perché io sono qui in questo momento, esisto, però devo salvarmi, ma da chi devo salvarmi? Ah beh, questo te lo devono dire loro, cioè, ogni pensiero, anche a me, ma ogni pensiero fa parte di una dottrina, no? Se mi te dico che c'è la dannazione eterna, ti devi ma io voglio andare più in là, oltre, cioè più lontano. Vedi, da quello che è l'inizio di queste baggianate. Quando tu hai qui che fare con le fantasie delle persone, ecco, le fantasie ti inchiodano, capito? Adesso parliamo di fantasia. Se la fantasia ti dice questo, allora c'è la dannazione eterna, e questo è un parto di pura fantasia, capito? Hola. Di pura convenienza di alcuni, da qui ti salvo, cioè da questo io ti salvo. Cioè, però è una fantasia che genera una fantasia che genera un'altra fantasia. Vuol dire che è una catena, allora noi ci proveniamo. Sì, però se tu becchi un bambino di un anno e gli fai recitare il Padre Nostro, certo, amico mio, tu certo lo distruggi. No, capito? No, ma io volevo appunto un attimo pulire questa mania di andare al ritroso nei tempi mediante la cultura e partire da un ragionamento puro, scarno, elementare, povero, come vuoi dire, e dire: io parto da questo momento e dico, ma mi giro intorno e vedo gli alberi da frutto, vedo gli animali, vedo il cielo, vedo tutta la meraviglia del circostante, e dico, ma da chi devo salvarmi? Forse da qualche ladro, da qualche delinquente, da qualche assassino, allora ci sto. Ma del resto, da chi devo aver paura? Di chi devo aver questo, paura? Questo qua bisogna dire a loro, sai, perché i cattolici... Guarda che questo è una cosa che, se uno comincia a pensarci, è una cosa che ti arrovella il cervello e ti dice, ma guarda, o sono tutti pazzi o sono pazzo io. Una delle cose che ancora non hanno capito delle nostre trasmissioni è questo. Noi non pretendiamo, non vogliamo, non solo convertire nessuno, ma dimostrare che gli altri sbagliano. Perché questo? Perché non è materialmente possibile, matematicamente possibile, usiamo il termine di numeri, no? Matematicamente possibile dimostrare a un cattolico che sbaglia. Perché? Perché se io facessi un'operazione del genere, penserei che un cattolico è uguale a me. Cioè, io come lui siamo due creati e lui sta sbagliando. Col cazzo, non è vero questo. Cioè, lui è stato condizionato, cioè lui è stato, gli hanno distrutto il proprio divenire, lo hanno messo in gioco, lo hanno saccheggiato. E io davanti a quel saccheggio sono impotente. Claudio, cioè, io non sono, no, guarda che non si può strappare il condizionamento educazionale alle persone se non le persone non fanno violenza a se stesse. Questo non è possibile, per cui noi non ci illudiamo di spiegare, io non sono qui per spiegare, io sono qui per sfidare. Io voglio partire dal fatto delle religioni, non di una religione, di tutte le religioni, che a un certo punto loro mi dimostrino da chi devo salvarmi, da chi devo difendermi, se non da loro stessi. Guarda, Giampaolo, sarebbe a fare una telefonata del genere a Radio Maria. No, io veramente, no, non è che mi scagli contro una religione, ma contro quelli che a un certo punto mi dicono: attento, devi difenderti da quello. Sì. Ma mostrami il nemico, devi mostrarmelo. Vabbè, tangibilmente. Andiamo un attimo avanti, va, perché ancora un fede rassegna stampa.
Tra i barboni del West Side, vivo con i rifiuti dei ricchi, negli Stati Uniti i poveri stanno aumentando al punto tale che non si è più in grado neanche di riuscire a mantenerli un attimino. Nello stesso tempo, però, alla borsa di New York sono stati distribuiti dividendi altissimi. La ricchezza, oltre a un certo livello, si nutre di se stessa e aumenta il crogiolo dei poveri. Ricordate una cosa, che se in questo momento ci sono circa 250 milioni di bambini che sono schiavi, se quei 250 milioni di bambini non fossero più schiavi, noi la camicia, invece di pagarla 10.000 o 12.000 lire al supermercato, 15.000, quello che è, la pagheremo 250.000 lire. Per cui se noi oggi ci possiamo permettere una camicia a 12.000 lire è perché ci sono 250 milioni di bambini schiavi. Se però nello stesso tempo venisse eliminata la schiavitù, quelli che vivono alle spalle, quelli i parassiti, sarebbero costretti a lavorare, sarebbero costretti a produrre bene. Perché se la schiavitù venisse eliminata, chi ci guadagnerebbe? Sono gli operai, i contadini, gli artigiani, cioè tutti quelli che trasformano merci in prodotti. Cioè chi sa lavorare, chi sa soddisfare i bisogni. Per cui rifletteteci un pochino su questo. Andiamo ancora avanti. Le sfide del Vaticano. Intervista al cardinale Ariza, capo del dicastero del dialogo con le altre religioni. Noi cattolici, fra fango e stelle, dice questo, possiamo aver commesso qualche sbaglio in passato, eppure molti oggi guardano con simpatia il cristianesimo. Gli chiede a un certo punto l'intervistatore. Gli chiede l'intervistatore, ma in Africa invece il cattolicesimo avanza, a parte che è stato bloccato in Asia, comunque in Africa avanza, però ci sono i musulmani, fa. Chi è che vince fra voi e i musulmani? Risponde sto cardinale, non è mica una partita di calcio, non userei parole come competizione vincere. Dopodiché, arriva a dire, in Africa sono spesso piuttosto approssimative le cifre, i numeri precisi li conosce solo Dio, in pratica è solo una partita di calcio. Andiamo ancora avanti dalla Repubblica del 30 dicembre 1997, qui su una lettera, mi appello alle lettere, alle risposte di Barbara Palombelli, mi appello alla Chiesa contro le sette, perché i testimoni di Geova gli hanno fatto qualcosa, e quest'altra dice, ma sai qua... Nel Veneto c'è addirittura l'Associazione per la ricerca di informazioni sulle sette. Il cui indirizzo è il cui indirizzo postale 80 Mira Venezia. E casella postale 80 Mira Venezia. Ricordiamo che questa è una setta, cioè i cattolici sono una setta, cioè sono separati dal contesto sociale, non sono il sistema sociale. Questo ricordiamocelo bene. Non fanno parte della vita sociale, sono separati dalla vita sociale. Cioè, se voi pensate di far passare il principio di o fai quello che voglio io, ti ammazzo, che è il principio fondamentale del cattolicesimo a livello del sistema sociale, siete condannati. Ciò non avviene perché viene fatto passare con dei trucchi, però è solo una questione di tempo. Migliaia di animali uccisi anche in Italia, ma il vero pericolo è quello dell'influenza asiatica. Prosegue la matanza a Hong Kong. Buddhisti in preghiera. Bene, auguri ragazzi. Auguri, non posso dire altro. Pio XII aiutò molti ebrei, testimoni anche i rabbini. Allora, vediamo un attimo. Pio XII era il papa pazzo, cioè quello che è morto pazzo fuori di testa. Dopo, se volete, vi darò anche le cose del medico che ha assistito. Lui ha partecipato alla costruzione di quello che è l'antisemitismo. Ha favorito l'ascesa di Hitler. I vescovi tedeschi hanno partecipato direttamente o indirettamente, questo non ha nessuna importanza, attraverso comunque i loro dogmi, alla matanza degli ebrei, però Pio XII ha aiutato alcune persone, alcuni nomi e cognomi, testimoni anche dei rabbini. Beh, a me la cosa è molto sporca, che poi lo facciano santo, fanno santo anche il padre Pio Teresa di Calcutta, per me è la stessa cosa. Andiamo avanti ancora, il gazzettino, militari cappelloni solo se indiani, questo è Ottawa in Canada. In Canada hanno finalmente riconosciuto il diritto agli indiani di manifestare la loro fede anche nei vestiti e consentono di mantenere i capelli lunghi, che fa parte della religione, fa parte della credenza di alcune tribù indiane, anche se sono all'interno delle forze armate. Per cui c'è un riconoscimento ufficiale del paganesimo degli indiani E del d'America. male che gli hanno fatto, Sono passati un sommato. 400 anni di massacri, eh? 400 anni di massacri per avere il riconoscimento dei capelli lunghi. Provate un po' a pensare. E a massacrarli sono sempre, sempre cristiani e cattolici. Sì, ma lì, ma Cristiani e cattolici. qui quando è che viene riconosciuto un certo male?
che hanno fatto? Ma qui difficilmente verrà riconosciuto. Un po' alla volta, beh, avverrà anche questo, non c'è problema. Pian piano, un po' alla volta. Oh, bene, per il mio amico Francesco, che lui è molto attento alle cose anche sociali dal punto di vista proprio della costruzione, Rutelli deve arrendersi al veto. Giubileo senza maxi tunnel, per cui Roma sarà saccheggiata un po' meno. C'era le fondamenta del porto sul Tevere di Romano. Non si sapeva cosa si arrivava sotto e stavano per saccheggiare e distruggere tutto per fare i parcheggi. Pensiamoci un attimino. Dice Giovanni Negri, ora dicano che fine faranno i miliardi stanziati. Questo da Repubblica del 23 dicembre del 97. Ultima cosetta perché dice che gli animali sono stupidi. Allora, la stupidità e la razionalità appartiene alla razionalità umana, perché gli esseri umani descrivono il mondo. Siamo d'accordo? Ora, se un essere umano non ha intelligenza, è stupido. Si è visto, lo leggo questa, si è visto ad esempio che batteri, allora stiamo parlando del battere, non so quale tipo di intelligenza abbia. Beh, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? No, vabbè. Si è visto ad esempio che i batteri messi in un ambiente saturo di antibiotico, cioè un ambiente per loro letale, possono diventare resistenti a quel farmaco scambiandosi il plasmidi. Che cosa contiene il plasmide? Un gene, cioè un tratto di DNA, che codifica la resistenza all'antibiotico. Dunque, se un batterio ha questa resistenza, può trasmetterla agli altri con quelle lettere genetiche, i plasmidi. Ricevuta la lettera, il batterio prende la preziosa informazione e la integra nel suo DNA. Da quel momento sarà in grado di sintetizzare l'antidoto a quel terribile veleno che per lui è un antibiotico. Allora, Sai cosa vuol dire la questo? definizione di intelligenza dove va qua? No, questo sai cosa significa questo? Che qualsiasi cosa farai al mondo, lo saccheggerai, lo distruggerai, ti riempi dei veleni, cioè, il Certo. mondo continua Continua. comunque a produrre la vita. Perfetto. Sempre, comunque, puoi distruggere la specie umana. Se tu avveleni l'aria, puoi distruggere la specie umana, ma non distruggi la E vita. allora vuol dire che non siamo essenziali e No! basta. Oh, Ma finalmente. infatti, ma Quello che volevo dal libro sentire. dell'Anticristo, libro dell'Anticristo, avevo già detto che fra le altre cose noi ci siamo evoluti sulla terra, cioè la terra ha permesso che noi ci evolviamo, la natura ha permesso che noi ci evolviamo per saccheggiarla. Cioè, cos'è in pratica questo? Noi sappiamo che con le aree geologiche nella terra si sono messi i depositi di carbone, i depositi di petrolio, che sono tante pustule, cioè sono tanti magazzini di energia vitale stagnata. Siccome la Terra non è in grado di eliminare queste pustole, ha bisogno di una specie che vada a levargliele fuori e che vada a bruciarle. Più o meno come noi, per digerire, non siamo in grado di digerire il cibo, abbiamo la flora batterica che ci macina il cibo. Oh, La stessa identica cosa. Cioè ottimo. noi non siamo altro che virus che servono alla Terra. Dopodiché sta a noi fare in modo di riuscire a continuare a avere le condizioni per vivere o autodistruggersi. La Terra non è che gliene frega più di tanto, eh. Bene, se qualcuno. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì? Pronto? Sei in linea, dimmi. Pronto? Sei in linea, dimmi. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Mi Pronto? senti? Boh, Boh. sei in linea comunque. Se come che c'è, perché adesso si sentiva, se così come che c'è. Si sentiva. Allora, non sono riuscito a mettere in linea questa telefonata, comunque non ha nessuna importanza. O forse io non sono in grado di usare sto telefono. Pronto? 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 Sei pronto? Sei in linea? Pronto? Sei in linea? Pronto? Noi ti sentiamo, sei per radio? Pronto? Sì, Pronto? ciao, mi senti? Mi senti? Allora, c'è qualcosa che non quadra su questo telefono. Sembra che io non sia in grado di mettere in linea qualcuno. Vediamo un Di attimo. là, No, è tutto a posto. risponde anche di là il telefono. Sì, risponde anche di Facciamo là, una di qua. prova. Se volete provare a ritelefonare un'altra volta, se no. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi sentite? Sì, io sì. Ti sento. Io nel telefono no, No, però aspetta, sto. provo un levetto. Mi senti adesso?
Ti sento attraverso la radio. Ho capito. Non nel telefono. Ai ai ai. Allora, allora c'è qualcosa che non va nel telefono. Beh, aspetta, prova a parlare. Io in questo momento sto parlando. Tu nel mi telefono. Sei? Io ti sento benissimo nel telefono. Cosa devo fare? Niente, tu parla che io ti metto in diretta. Sì, allora io volevo continuare con la vostra, se mi permettete. Intanto vi saluto tutti e due. Ciao, ciao. Ciao Giampaolo e ciao Claudio. Ciao. Allora, per quanto riguarda la vostra, stavate facendo la rassegna stampa, no? Sì. Continuo io con una notizia. Allora, 6 miliardi di offerte in fumo per colpa di un frate. La cifra era destinata, cioè questi soldi erano stati raccolti dalle persone, dalla gente, lì al santuario di Padre Pio, sì. San Giovanni Rotondo, e questo qui, sto frate, che era economo dei padri cappuccini di Foggia, gli aveva affidato questi 6 miliardi di offerte per farli fruttare, li ha dati a un faccendiere losco. Si chiama Nicola Avornia, scusate, aspettate perché non vedo, è buio qua. Nicola, sì, Avornia, titolare della Fincredit, ma l'operazione si è rivelata un disastro, la Fincredit è fallita. La Vornia è stato accusato di bancarotta, il frate pure, e sti 6 miliardi non si sa che fine abbiano fatto. Ecco. Bene. 6 miliardi di offerte per sto santuario. Bene. Ma era a fin di bene, dai. Questi, scusate, non è che vi... Parlate con una sorda praticamente, eh? Sì, immagino. Adesso annunceremo per radio che non si sente niente. Cioè io afferro qualcosa attraverso il fare della radio. E per quanto riguarda lo sfruttamento di quello che stavi parlando prima, io dico che qui c'è una continua fuga di capitali, perché vanno a finire in paesi dove manca il potere contrattuale, dove non c'è potere sindacale. Quindi, anche e soprattutto qui al Veneto, e quindi poi succede quello che hai detto tu prima. Sì, ma... Creando qui da noi precarietà, flessibilità, e poi magari, perché no, prendiamoci pure la cultura dei giapponesi, e lavoriamo 25 ore al giorno, e così siamo a posto tutti quanti. Certo. Ecco, questo è quanto sta diffondendo la cultura del Fondo Monetario, è questa. Infatti. Scusa? È vero, è vero. Claudio? Dimmi. Pronto? Sto ascoltandoti. Un unico mercato praticamente. Esatto. Ecco, Claudio? Dimmi. Io metto giù. D'accordo. Spero che mi abbiate sentito. Benissimo. Ti abbiamo sentito e anche registrata. Ecco, vi auguro una buona giornata a tutti e due. Grazie a te, Francesca. Vi ascolto, casomai se c'è da intervenire mi... Grazie. Mi permettete, vi interverrò ancora. Grazie. Così, come... Va bene, ciao a tutti e due. Ciao. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto. Devi parlare lo stesso. Pronto? Pronto? Tu puoi parlare, noi non possiamo parlare per telefono. Allora, scusate un attimo, qui il telefono funziona in questo modo. Chi telefona deve parlare e io non posso rispondergli per telefono, mi deve ascoltare per radio, perché il telefono non ha la doppia via, cioè non posso parlare per telefono. Allora, mi ascoltate per radio e parlate per telefono, perché io per telefono non sono in grado di rispondere, cioè questo telefono non funziona a due linee. Dovete avere la radio attaccata. Per cui dovete avere la radio vicina, altrimenti non riuscite a parlarmi. Io non sono in grado di rispondervi per telefono, però vi prendo benissimo. Pronto? Pronto?
Pronto? Sì, parla pure. Claudio? Dimmi. Mi ti sento bene? Lo so. Qua a Marghera, come mai? Ma hai il telefono vicino. È il telefono? Sì, sì, amico, tutto. E i telefoni qui portati. Ma mi ti sento benissimo, che ho sentito il signore, ho sentito bene. Sì, sì, ma infatti, ma si sente benissimo. Ma per telefono che parlare ti sento bene. Hai sì, la radio vicino però. Per radio sì, sì, vicino diciamo. Laura. Provo a allontanarmi. Sì, ma no, mi sento stesso. Laura. Dimmi. Laura. Dimmi. La radio si sente, è per telefono che non ho la doppia comunicazione. Ah. Per cui se uno non ha la radio vicina non riesce a sentirmi. No, io la vicina, ma mi senti tu? Aspetta, ti perfetto, mi senti? Perfetto, ti sento. Ah, ecco, allora, vedi che da Marghera sì ti sente bene. No, ma in altra parte. Ti ho ascoltato prima, così sto, quando sei che sta gente si sveglierà. Non si sa. Ma lo so, sa. Ascolta, cioè adesso mi vado a pagare le mie robe, volete, cosa faccio? Mi vado in chiesa, prego, mi schiena la testa. Ecco, brava. Da solo la testa mi arriva. Stavolta che ho più di 3 milioni da pagare a Camille Boete. Ma va, là che siamo arrivati proprio, va. Io lo so, la mica non sei da adesso che ragiono così. Sei da tanti anni che ho capito le robe come chiesi. No, ma d'altronde mi la roba l'ho consumata, sa? Sì, sì, ho capito. Se parlo e Boete, se parlo consumata. La roba si è consumata. Ma mi ho idea la roba, che quando che mi hai detto di accesa dei preti che dai quel cazzo. Che ne diceva pochi sarà qui che si salverà, che spoccio, e se pochi sì perché se siamo così drio che non capisco. Oh, senti che hai ragione. Che spoccio, oh, se tanto che non capisco, mi. Comunque va là, va bene dai fiori, davanti così, ma che sei vieto. Dai, dai Laura. Che ne sei? Comunque mi sento bene, sono quasi vicino, Grazie. Ciao Claudio. Ciao, ciao, Laura, ciao. 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 Il problema di questo telefono è sempre è questo. Praticamente io non sono in grado di rispondervi per telefono. Voi per telefonarmi potete telefonarmi, io vi metto in diretta, anche tanto anche gli insulti metto in diretta, non c'è problema. Io vi metto in diretta e voi mi ascoltate per radio. Se la radio l'avete lontana, non potete ascoltarmi per radio, me lo dite. E io vi lascio parlare finché non avete finito, o finché non mi giro le scatole, chiaramente. Dopo gli insulti, insomma, limite butto anche giù, non c'è problema. Però voi se telefonate, continuate pure a parlare. Non vi preoccupate, vi metto in diretta e dite quello che dovete dire. Io non sono in grado di rispondervi se voi non avete la radio vicino. Potete ascoltare il mio ritorno, la mia voce, attraverso la radio. Andiamo avanti ancora. Cosa che diciamo a sta gente? Che diciamo cosa che sei il crogiolo dello stregone? No, dai. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Parla pure. Pronto? Parla. Non sento niente, mi senti? Devi parlare. Pronto? Io ti sento benissimo. Hai la radio vicino. Allora, anche a questa persona vale quello di prima. Io non sono in grado di rispondervi per telefono, però qui vi sentiamo perfettamente. Per cui voi potete tranquillamente parlare, io vi metto in diretta. Per sentire la mia voce dovete sentirla per radio. Andiamo avanti ancora. Cosa dovete avere la radio attaccata al telefono vicino a voi altri. Pronto? 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 Sì, pronto.